Concittadini. Per prima cosa vorrei salutare e ringraziare le autorità civili, militari e religiose presenti, tra cui gli amici sindaci, il vicepresidente reggente della provincia di Vercelli, Davide Gilardino, l'assessore della Regione Piemonte all'Ambiente e Territorio, Matteo Marnati, il presidente della Commissione Bilancio della Regione Piemonte, Carlo Riva Vercellotti, il presidente della Settima Commissione Politiche Sociali e Salute Pubblica di Novara, Maria Cristina Stangallini. Ringrazio anche il gruppo Alpini Luciano Cervo di Prarolo, che ha accolto il mio invito a partecipare attivamente alla nostra cerimonia, portando il quadro votivo e la corona di alloro e occupandosi dell'alzabandiera. Ringrazio il loro gruppo Giuseppe Ferraris, a cui dopo passerò la parola. Ringrazio i granatieri di Sardegna e il capogruppo, il presidente di sezione Fulvio Bertoglio, per la prima volta presenti a Motta dei Conti. E ringrazio il nostro gruppo di protezione civile guidato da Fabio D'Alessandro. Un ringraziamento particolare ai cacciatori mottesi che con i loro spari ricordano la battaglia passata. Naturalmente ringrazio anche tutti coloro che hanno voluto partecipare a questo appuntamento della tradizione di Motta dei Conti, condividendo il momento più importante della nostra comunità. Non nascondo una particolare emozione nell'essere qui oggi a parlarvi davanti al Monumento dei Caduti, nella festa di San Giovanni, dopo i 2 anni di sosta dovuti alla terribile pandemia, che purtroppo non è ancora terminata, ma che grazie ai progressi della scienza e dei vaccini sta riscuotendo un numero minore di vittime. Ogni anno sono qui a ricordare che la conoscenza della storia, di ciò che è stato nelle guerre precedenti, dovrebbe essere un monito per le nuove generazioni affinché i fatti non si ripetano. Purtroppo, invece, nonostante l'incitazione mondiale alla pace, la conoscenza della storia non è servita, vista la guerra tra Russia e Ucraina, i cui riflessi si stanno espandendo nel mondo intero. La notizia dell'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe militari russe ha lasciato tutti sgomenti. Si apre di fronte ai nostri occhi uno scenario mai visto. Bombe, carri armati, mezzi militari che sembravano appartenere a un'epoca passata definitivamente conclusa. Ci hanno sempre insegnato l'ingiustizia della guerra, il non senso della guerra, motivo per cui assistere a questi avvenimenti oggi appare ancora più inspiegabile.
Kennedy affermava che l'umanità deve mettere fine alla guerra o la guerra metterà fine all'umanità. Mai come oggi queste parole risuonano come verità. Una verità che vorremmo tutti fosse applicata alla storia attuale con la fine di questo terribile conflitto. Nel nostro piccolo, dopo la riflessione sullo scenario internazionale, come ogni anno ci fermiamo per rendere onore ai nostri soldati di allora. Quei ragazzi che dopo aver sentito suonare la campana di San Giovanni, tornarono incolumi dalla battaglia di San Martino, combattuta il 24 giugno 1859 durante la Seconda Guerra d'Indipendenza. Oggi rendiamo onore anche a coloro che a casa purtroppo non tornarono, i nostri caduti, i cui nomi troviamo incisi nella pietra di questo monumento. Dal più piccolo paese alla più grande città, ci troviamo di fronte a questi luoghi di memoria. L'omaggio che rendiamo loro è un semplice gesto, capace però di ricordarci il senso del sacrificio. È bene anche ricordare però i tanti civili che persero la vita durante le guerre. Qui oggi abbiamo l'onore di avere un consigliere dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, sezione Piemonte, Giovanni Comoglio, a cui dopo passerò la parola. Quella di quest'anno per noi vuole essere la festa della ripartenza, del ritorno alla tradizione originaria, con le processioni della domenica mattina e della domenica pomeriggio. Noi vogliamo portare il quadro del nostro santo per le vie del paese, per sciogliere il voto che i giovani mottesi fecero ben 163 anni fa. Questa è la nostra storia, la nostra tradizione, che va valorizzata e salvaguardata. La festa di San Giovanni può essere considerata espressione della nostra identità, come valore e non come visione riduttiva di una storia, trovando ricordi comuni, vivendo i luoghi ed eventi in modo profondo e non distaccato, sapendo che ora sono così perché è frutto della storia della comunità in cui viviamo. Il nostro compito è quello di saper cogliere i valori delle tradizioni, valorizzare il senso di appartenenza alla comunità stessa e tenere vivo ciò che alcuni hanno contribuito a costruire per continuare a dare una storia al nostro paese. Auguro a tutti quindi una buona continuazione della festa di San Giovanni. E vorrei passare la parola per prima al nostro consigliere e al nostro assessore regionale Marnati. Allora, farò un breve saluto visto che il sole picchia sulle nostre teste, in rappresentanza ovviamente della giunta regionale, del nostro presidente Alberto Cirio. Sono accompagnato, è stato detto, da Riva Vercellotti, che condividiamo insieme in questo momento storico tante emergenze in contemporanea. Non pensavamo che potesse accadere tutto così contemporaneamente. È stato ricordato il tema del Covid, che ancora insomma preoccupa, però è vero che le vaccinazioni hanno salvato migliaia di vittime, tra l'altro il Piemonte è stato una delle regioni più colpite. Adesso incombe l'emergenza energetica, ci sono i profughi che arrivano dall'Ucraina che vanno accolti, perché il messaggio di questo anno è veramente la solidarietà, e qui ringrazio tutti coloro che si danno sempre, si mettono a disposizione da fare per aiutare gli altri. Lo fanno spesso i volontari delle associazioni, vedo anche gli alpini, insomma c'è la protezione civile, c'è un grandi persone che si mettono a disposizione, il proprio tempo. È una cosa, un messaggio bellissimo in un momento storico complicato. Poi c'è il tema in questo momento che stiamo affrontando della siccità, che si somma alle altre, però è un momento di festa, e quando un paese intero, anche con la grande presenza di tutti gli amministratori, insomma, vogliono essere qui, anche questo è un bel messaggio. Un messaggio perché bisogna rappresentare le istituzioni, bisogna sempre ricordare chi ha lottato e ha perso la vita. Qui siamo di fronte, alle nostre spalle c'è il monumento dei caduti, è stato ricordato anche tutti quelli che vanno in missioni di pace, peraltro gli alpini, i bersaglieri, i carabinieri, insomma, sono molto apprezzati all'estero, questo ci riempie d'orgoglio. Forse è una delle poche nazioni che quando fa missioni di questo genere è apprezzato, quindi questo è un valore che dà e riempie d'orgoglio ovviamente il nostro paese, ma anche il nostro tricolore. Quindi è un momento di festa, godiamocelo, è anche una bella giornata, e mi ha fatto molto piacere questo invito, perché per me è la prima volta essere qui, anche se arrivo anch'io da Novara, non è molto lontano, però apprezzo l'accoglienza e la partecipazione di tutti. Questa è una bella cosa,
Non disperdete mai il valore delle vostre tradizioni. Noi siamo una regione che ha tantissimi comuni, siamo la seconda regione in Italia per numero di comuni, 88% a meno di 5.000 abitanti, e questo è il nostro valore, perché ognuno ha le proprie caratteristiche, ognuno ha la propria storia e ognuno è orgoglioso di far parte di una comunità. Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo e portiamolo avanti soprattutto con i giovani, che sono loro che devono portare avanti questi valori. Ricordiamo che i valori della democrazia e della libertà non ci è stata regalata, e lo vediamo in ogni comune, c'è un monumento a caduti o anche più monumenti decaduti, e quindi questo va ricordato sempre, dobbiamo ricordarlo ai giovani. Grazie mille e buona festa. Animarono nel servire la patria, dona a loro la vita eterna, a noi il conforto, all'Italia, al mondo la prosperità e la pace. Fa o Signore della vita che il nostro popolo accolga il nostro esempio, il loro esempio, e sia sempre degno del loro sacrificio, nella fedeltà alle nobili tradizioni e nell'amore ai valori umani e cristiani della nostra storia. Amen. L'eterno riposo. Donare, o Signore, non splende adesso la luce perpetua, riposo in pace. Thank you.
tutti i saluti che abbiamo fatto in chiesa tropicale. Adesso iniziamo la processione e preghiamo San Giovanni Battista che ci renda soprattutto i testimoni di Gesù Cristo come lui. Oggi la parola, diciamo, più importante molto che abbia è la testimonianza. Cerchiamo di essere dei testimoni dei valori umani e cristiani. Preghiamo, Dio potente concede alla tua famiglia di camminare sulla via della salvezza, sotto la guida di San Giovanni, il precursore e testimone, per andare a dimostrare fiducia incontro al Messia da lui benedetto, Gesù Cristo nostro Signore, e Dio io e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli e secoli. Amen. San Giovanni Battista, San Giovanni Battista, San Giovanni Battista. E la protezione del Santo ci accompagni ogni giorno. Basta, ferma.